Battesimo del volo all'aeroporto di Pescara. Da oggi è possibile partire per il Lussemburgo. Gli orari: si decolle lunedì alle 15.35 con arrivo alle 17.50 e il venerdì alle 8.55 con arrivo alle 11.10. Da Lussemburgo la partenza è fissata sempre lunedì alle 12.45 con arrivo alle 14.55, mentre il venerdì alle 6 con atterraggio a Pescara alle 8.10. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia Luxair. Un buon auspicio anche per questa nuova stagione 2023. Sì, parte proprio oggi con questa piacevolissima sorpresa, il primo volo da e per Lussemburgo. Abbiamo colto al volo un'opportunità qualche mese fa del vettore Luxair, che ha scelto di buon occhio la località di Pescara, e questo è assolutamente di buon auspicio per la stagione summer che si avvia oggi. Il collegamento è previsto per la stagione piena, ottobre incluso. Luxair è già presente in Italia con ben 15 destinazioni, ma Pescara rappresenta un collegamento che ha un valore diverso. Soprattutto per la folta comunità di abruzzesi che popolano il Lussemburgo, ma non solo, quindi anche il Belgio, la Germania, la Francia, paesi che sono limitrofi e che avevano bisogno di un collegamento diretto verso questa bella città dell'Adriatico. Poi la nostra speranza è quella di non solo fare tornare a casa degli abruzzesi, ma riuscire a raccontare le bellezze di questa regione alla popolazione di Lussemburgo e far loro scoprire un altro angolo d'Italia che merita tantissimo per svolgere le proprie vacanze, tutto da scoprire. Presente Thomas Fischer, direttore commerciale di Luxair, e Michelle Prancher Tomassini, ambasciatrice in Italia del Lussemburgo. Un altro piccolo step che avvicina il traguardo del milione di passeggeri per l'aeroporto d'Abruzzo. È la dimostrazione dell'attrattività e della competitività che questo aeroporto comincia a guadagnare anno dopo anno, giorno dopo giorno, e noi siamo qui anche per continuare a sostenere questo processo di crescita e fare in modo che possa andare avanti in maniera sempre più spedita. Ricordo che nei prossimi mesi, durante l'estate, dovrebbero aprirsi i cantieri per il potenziamento e l'ampliamento dell'aeroporto, compreso il prolungamento della pista, e che nel corso dell'autunno è previsto questo fondamentale intervento che darà al nostro aeroporto un asset ancora più importante e appetibile per il mercato internazionale e mondiale.